una fotografía que he hecho en Yemen. Mostra una mujer cuidando del suo figlio que ha sido herido en una manifestación durante la primavera árabe, y el ejército ha disparado sobre los manifestantes. Él estaba herido, estaba ferido. Su nombre es Said y ella, su nombre es Fatima, es su madre. Io stavo lavorando lì per The New York Times. C'è stato anche qualche altro evento che ora ti piacerebbe ricordare? Bueno, ha sido muy interesante en general, ¿no? Ha sido più interesante porque ha sido un momento de un cambio histórico. De muchos países han cambiado una dictadura por un cambio social, y ha sido interesante ser testigo de eso. E l'ispirazione verso la foto che ti ha fatto vincere il premio, come ti è venuta? È stata così casuale o invece l'hai cercata? No, es casual, no hay inspiración, es simplemente documentar lo que estaba pasando y es una situación espontánea. Ovviamente sul momento non sapevi che l'avresti fatta partecipare a un concorso di questa importanza come il WordPress, no. O è venuto dopo? No, è venuto dopo, nunca te imaginas, no, che pueda traer algo así. Hai contatti con la mamma e il figlio della tua foto? Estamos en contacto por Facebook cada dos, tres semanas. Oggi abbiamo presentato un lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso, nel 2011, sulle donne Sahrawi. È un lavoro sia di reportage fotografico che video, a cui abbiamo collaborato assieme, che tra poco, entro l'estate, dovrebbe diventare un documentario. Un popolo originario del Sahara occidentale, un territorio a sud del Marocco, fra Marocco e Mauritania, un territorio che è stato occupato dal Marocco nel 75, e la popolazione Sahrawi in gran parte è fuggita in Algeria, dove ha ottenuto asilo politico, e quindi i Sahrawi attualmente vivono per metà profughi in Algeria, dove hanno fondato una repubblica con dei ministeri, con le scuole, vivono sostanzialmente di aiuti umanitari. Da tempo subiscono appunto una serie di violazioni dei diritti umani, fra cui le peggiori sono state le sparizioni forzate per tutti gli anni 80 e 90, torture, incarcerazioni senza processo. Noi l'abbiamo raccontato dal punto di vista delle donne, perché le donne, nonostante sia una società appunto profondamente musulmana, loro sono sempre state protagoniste di questa resistenza, e ci sono donne che hanno passato in galera senza processo, senza avvocati, anche 11 anni, e ci hanno raccontato la loro sofferenza, ma allo stesso tempo anche la loro grandissima speranza verso il futuro. Quindi quello che ci teniamo sempre a dire è che non raccontiamo soltanto, non sono soltanto vittime, ecco, che raccontano delle storie dolorose, ma raccontano anche questa grandissima speranza di un popolo che spera, insomma, di affrancarsi in qualche modo. Le difficoltà nel pensarlo prima di tutto, ma poi realizzarlo, un lavoro del genere, quali avete incontrato voi? Noi siamo state fortunate da un certo punto di vista, perché abbiamo scritto questo progetto che poi ci è stato finanziato da una fondazione americana, abbiamo vinto un concorso in sostanza, che ci ha permesso di avere i fondi economici per iniziare a fare questo lavoro. Detto questo, quando siamo arrivate chiaramente avevamo molte difficoltà, in particolare quelle appunto dei servizi segreti marocchini, della polizia marocchina che ci ha controllato comunque ininterrottamente per 3 settimane. Quindi è stato di tensione, è stato insomma, di preoccupazione perenne per le persone che stavamo fotografando, che stavamo intervistando, e per il materiale stesso del lavoro, per paura che ci potessero rompere le macchine fotografiche, rovinare o distruggere quello che avevamo fatto fino a quel momento. Per il resto chiaramente ci siamo appoggiati a Gaglia, che è stata la nostra stringer, il nostro angelo custode, la nostra mamma e così via, che ci ha introdotto alle persone che avremmo poi incontrato, e sono stati loro stessi ad aiutarci a renderci semplice il lavoro da questo punto di vista.